Ehi la ciurma, io sono Marcia Tessa e ben ritrovati qui con Expeditions Viking. Allora, stavo gironzolando, raccogliendo un po' di cose dopo aver messo tutti i punti esperienza che potevo assegnare. Andando a raccogliere qua un oggetto da un cadavere, è apparso un dialogo, quindi ho iniziato a registrare e siamo qua insieme. Ok, c'è odore di ferro con marcio. Ok, c'è quell'uomo morto là, una ascia conficcata nella schiena. Esaminiamolo. L'angolo da cui è stato colpito è molto strano. Un'uccisione senza esperienza. Non vorreste finire così, vero? Com'è accaduto? Potremmo scoprirlo. I locali potrebbero sapere qualcosa. Le loro orecchie sono molto ampie. È successo lontano dalle premure. Ok, tra l'altro, vi aggiorno su un'altra cosa. Mi è apparsa una missione a caso, di portare della legna al fabbro, ma io non ci ho parlato col fabbro, non so se è lui o se è qualcun altro. Io stavo passeggiando qua tranquillo e dice: ehi, nuova missione, porta della legna per il fabbro. Boh, proviamo a parlare con questo, magari è lui che ci dà delle cose di nascosto. E una forgia. Ah, lui dice: è una forgia. Dovresti già sapere questo. Ora lasciami lavorare. Gli diamo 20 di legno, dice. Posso darvi un po' di carburante. È molto gentile da parte vostra. Ok, dice che fa solo robe d'agricoltura, ma sa come si fa una spada o un'ascia. Se mi porti un po' di salvage, posso lavorare. Tieni. Oh, grazie. Ho finito per quest'oggi. Ma la forgia è ancora calda e il mio braccio è ancora forte. Vuoi che ti sistemi le armi o che faccia qualcosa di nuovo? Farò qualsiasi lavoro che tu voglia darmi, ma devi sapere che le persone non sono così sicure di cosa farne di te. Non aspettarti alcuno sconto. Grazie, ma non oro. Abbiamo sbloccato quel tizio, ma non so se ci abbiamo guadagnato così tanto dal. Ah, qua c'era. Ah, proviamo a parlare con questa. Sì, solo un minuto. Ho trovato un uomo morto dietro la vostra casa. Cosa? Dylan! Allora, un bambino. Cosa ne sai di questo? Mi stavo giusto esercitando con il tiro. Perché? Tempo fa ho visto gli altri uomini come te che si allenavano nel bosco. Pensato che potessi imparare. Devo proteggere la mia famiglia. Dolore al sacco. Aveva su queste provviste. Dovreste portarle al proprietario.
Dobbiamo parlare con Maocolin, ragazzo. Ma si è impazzi? Cioè, questo bambino qua lanciava delle asce a caso ed ha ammazzato un uomo? Ma the fuck? Qua dentro c'è qualcosa, se noi entriamo? Sarà la casa del tizio di Maocolin, immagino. Tra l'altro poi continuo l'esplorazione in pausa, ma vediamo cosa ci dice Maocolin qua. So che ci hai già aiutato a occuparci di questi banditi nella foresta, ma magari posso chiederti anche di liberarci da le persone che hanno causato tutto questo in primo luogo? Cosa c'è da guadagnarci per me se ti aiutassi? Non possiamo offrire molto, ma ti pagherò dal mio stesso forziere. Posso offrirti 25 pence. Spero che possano essere sufficienti. Cosa sono i pence? Questo è un penny. Sembra circa 20 valuable. Più di questi sono chiamati pence. Ok. Va bene, allora ti risegnalerò se per caso vuoi proprio aiutarci. Va bene. Così devo far perdere morale ai gridi. C'è qualcuno di gridi qua? Indifferente, indifferente, leale. Questo è davvero messo male. Ma lui è... aggressivo, concettato, cooperativo e pessimista. Lui è greedy. Lei è greedy. Lei è greedy. Ok, possiamo prendere qualcosa di tutto ciò o no? Tutto furto, per cui... Vabbè, allora direi che metto in pausa, se trovo qualcosa di nuovo ci riaggiorniamo. A tra poco. Passando, ho sentito un altro discorso tra due persone, mi ha dato questa missione qua di raccogliere delle cose, per cui vedremo. Poco lontano da dove ci siamo sentiti un attimo fa ho trovato questa pietra e niente, c'è questo piccolo dialogo. Ci sono delle... Insomma, qua da un'eternità proprio tutta coperta di piante e muschie, non si capisce granché. Ho visto pietre come queste in passato. Dicono, mio maestro una volta mi ha detto che sono state erette dai druidi secoli fa. Dei misteri affascinanti, eh? Chissà che antichi segreti nascondono queste pietre. Ok, ci segniamo la posizione. Va bene. Siamo incappati in questo ragazzo che ci ha fermato. Tu! Fermo! Ok, l'uomo che ha urlato. La sua voce è rossa. Lo sforzo. La sua bocca si digrigna con... sì, cosa c'è? Un momento del vostro tempo. Ho bisogno del tuo aiuto, delle armi, delle braccia forti e di... Posso pagare per il tuo tempo, ok? Riguardo a mia moglie. Cose che non so, ma... sta rubando... Per vedere il mio vicino Alvin, non ho capito se dice Stealing away, nel senso che sta nascondendo per vedere vicino. Voglio che tu lo uccida per provare a prendere quello che non è suo.
Perché non lo fai tu? Perché non puoi difendere la tua stessa donna? Farei, ma sono solo un uomo e lui ha delle braccia forti che lo difenderebbero. Nessun altro mi aiuterebbe. Non mi piace la risposta, ma non voglio ammazzare un tizio a caso qua tra di loro. Mi spiace. Credo che abbiamo esplorato abbastanza tutto da questa parte del fiume, manca da vedere l'altra parte, però qui sono incappato in due cose. La prima è questa persona qua, che non capisco se è un bambino, se è un moribondo, ok? Con cui possiamo interagire. È morto, e i suoi occhi rosso sangue sono fermi e fissano oltre te. Ok, ma nulla. Beh, seconda cosa. Ah no, questo non l'avevo visto. Cos'è che c'è qua? Nascosti tra gli alberi vedi un piccolo giardino. Sembrano delle piccole. Cioè delle erbe regolari, ma se guardi ci sono degli schemi. E delle piante medicinali. Ah, ok, quello dell'altra missione. Stavo cercando lo Stickleworth. Non ho idea di come appare. E loro devono un po' indovinare. Qualcosa di giallo. Questo è quello che stiamo cercando. Bravo, Mazzatess. Ok. No, vabbè, quello l'abbiamo scoperto per sbaglio, ma qui c'è un cancello con delle persone che sono potenzialmente ostili. Senti odore di timo e di salvia attraverso questo cancello di legno. E non si sente molto, ma c'è odore di stalle. Ci sono dei cavalli di sicuro qua dentro. Cos'è questo posto? Non sembra una fortezza. Questo è il convento dell'ordine agostiniano. Le donne qui dentro hanno dedicato la loro vita alla regola di Sant'Agostina. Quindi è un tempio. Una sorta. Sembra ricco. Questo cancello non reggerebbe le nostre asce. Magari dovremmo tornare a fare quello che stavamo facendo. No, non attacchiamo questo. Sarebbe. Cioè, ci porteremo tutti ostili di sicuro. Se dovessimo farlo, magari in un secondo momento. Altra cosa che ho visto e che andrei a. Su cui andrei a indirizzarmi è che qui c'è della gente adesso, per cui veniamo a vedere che cosa vogliono. Ci vediamo là. E rieccoci. Abbastanza vicino. Non stiamo cercando guai, ma stai lontano dalle cose, dai reletti sulla spiaggia, sono solo per noi. Ah, sono quelli che sono scappati prima. Perché siete scappati quando siamo approdati? Si è visto, eh? Siamo stati un po' cauti. Una volta che ti abbiamo visto e abbiamo visto cosa hai fatto al villaggio, abbiamo capito che fosse abbastanza sicuro ritornare. Cosa state facendo qua? Tutto quello che arriva sulla spiaggia è nostro, lo vendiamo al villaggio o chiunque vuole comprarlo. Ogni tanto teniamo le navi che arrivano qua. Sfortunatamente abbiamo finito le candele ora. Ah no, ogni tanto aiutiamo le navi che devono arrivare qua. Sfortunatamente abbiamo finito le candele ora. Ah.
Quindi fanno naufragare le navi apposta. Però dico, ho bisogno che vengano indietro di qua. Ah, sono i tizi. Ah no, questi sono tizi, quei tizi da picchiare che ci ha chiesto il capovillaggio un attimo fa. E perché dovremmo farlo? Questa è la nostra spiaggia, non la vostra. Se vi preoccupate delle vostre vite, ve ne andrete. Aspetta, ce ne andiamo, ma i nostri amici. Il nostro amico manca, non possiamo andarcene senza di lui. Se lo trovo, ve ne andate. Oppure ci attaccheranno poi in 6. Diamo loro la possibilità, dai. I consigli ci danno perso morale di nuovo. Sì, hai la nostra parola. L'ultima volta che l'abbiamo visto è andato al villaggio per commerciare per quello che avevamo, con quello che avevamo trovato. Ok, quindi andiamo a trovare il tizio. Intanto facciamo anche la. Concludiamo la missione questa qua. Ok. La tizia dov'è che è? È qua, ok. C'entra poco. Rieccoci. Puoi anche lasciare lascia da parte. Una vecchia donna non è un timore, cioè non può incontrare timore alla vostra specie. Ma sei qui per qualcos'altro, vero? Per cosa quindi? Ho sentito che hai bisogno di Sticklewort, di un po' di Sticklewort. Stavi origliando la nostra conversazione, eh? Beh, ma sei tornato comunque e hai fatto il viaggio per me. Queste vecchie gambe sentono quando la tempesta sta arrivando e quindi fanno davvero male. Questo bisogna di bollire per un po'. Fammi vedere che cosa vendi. Ok, allora lei vende sia erbe, un sacco. Che medicine. Può essere una cosa buona. A disagreeable prices. Ok, allora no. Va bene. Ciao, cara. E invece andiamo a finire il. Dov'è il missing wrecker qua? Ah, è quello morto. L'L è quello che abbiamo appena trovato morto. In lava, che dobbiamo continuare a fare avanti e indietro. No, aspetta, già che siamo qua, vorrei vedere una cosa. Sta barchetta qua che ci dice. È qua da vari giorni, probabilmente era del tizio morto. Cerchiamo. C'è qualcosa di interessante a prendere? C'è un sacco di lino con delle pelli e qualcosa di flora. Lo tieni ed è il tuo turno. Ok. An access to grind, eh? Ah, ma ok, era la missione di prima del tizio assassinato. Va bene. Ok. Quindi in realtà no, noi l'avevamo restituito alla tizia, ma l'abbiamo restituito prima di prenderlo. Vabbè, ok. Hey, quest completed. Vabbè. Pelle 3 erbe e 16 valuable. Meglio che niente. Ah, siamo già arrivati, vabbè. Investiga. Realizzi che è il tizio che mancava. Vedi una. Una ciotola. Esaminare il corpo. È caduto appoggiato all'albero. Ha un colore strano le sue labbra, probabilmente l'hanno avvelenato.
c'è del liquido ancora nel fondo della tazza, puoi sentire qualcosa di fermentato. Lasci il corpo lì. Ok, allora ci rivediamo poi alla spiaggia. Eccoci, allora. Avete trovato il nostro amico? Sì, è morto. Dannazione, ma è stato uno sveglio, ma pensavo che un semplice viaggio avrebbe potuto farlo senza finire morto. Ho trovato questa tazza accanto a lui. Qualcosa. Ah, lui dice, qualcosa abbiamo trovato nella spiaggia. Non so che cosa fosse esattamente, quindi l'abbiamo portata là per commerciare. Ma lui era molto appassionato di bevande, quindi penso che abbia provato a berlo come fosse un qualche tipo di birra. Hai mantenuto la tua parola comunque, noi manteniamo la nostra. Andiamo ragazzi. Ok, ci siamo liberati anche di loro. Rieccoci qui, parliamo con Maokulin. Sì, se ne sono andati via. Ottimo, con loro andati penso che non avremo più altri che facciano degli assalti al nostro villaggio. Penso che tu voglia la nostra ricompensa. Sì, grazie, come concordato. Ecco, te lo sei guadagnato. Va bene. In realtà non c'è modo per passare in là da quest'altra parte del fiume, per cui quello che abbiamo esplorato qua è già tutto quello che si può esplorare, per cui direi che per questo episodio può essere tutto. Abbiamo fatto un po' di roba e nulla, adesso abbiamo solo da partire per l'avventura qui in Britannia. Detto questo, io vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi se per caso non l'aveste ancora fatto e lasciare un commento qua sotto. Ci vediamo nel prossimo episodio, io vi auguro una buona giornata.